Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento su Topos TV. Oggi, dopo un po', un po di latitanza, eh, torniamo a parlare di nuvole di punti. E lo faremo su un, riguardo un aspetto che non è trattato da moltissimi. Ovvero eh, una volta che ho questa bella nuvola di punti, che cosa ci faccio? Eh, perché tutti vi spiegano quanto è facile far volare il drone. Eh, com'è facile scattare le fotografie, come facile elaborare poi la nuvola di punti, ma una volta che poi ho questo eh, output eh, molto potente e molto completo, eh, come, co come lo utilizzo, come lo gestisco? Bene, in questo video eh, vorrei farvi vedere come è possibile estrarre il terreno da una nuvola di punti in maniera automatica. Eh, il territorio italiano eh, è un territorio molto antropizzato, ci sono case, fabbricati praticamente dappertutto e dove non ci sono eh, diciamo, opere umane eh, c'è la natura, c'è vegetazione, alberi, è una penisola verde la nostra per cui quando qualsiasi rilievo che facciamo di fotogrammetria con drone, al suo interno, salvo rare eccezioni, avrà elementi eh, estranei al terreno, alberi, fabbricati, cespugli, cioè costruzioni e più ne più ne metta. Eh, quando facciamo eh, il rilievo, in genere lo scopo è quello di eh, ricavare il terreno, ovvero quello che sta sotto a tutto questo. E um, ovviamente quando eh, faccio la restituzione stratto from motion di una nuvola di punti otterrò esattamente il, esatta, quello che sta sopra invece, il cosiddetto DSM, il Digital Surface Model. Ma io quello che voglio ottenere è il DTM, il Digital Terrain Model, ovvero quello che sta sotto. Per ottenere il DTM dal DSM devo fondamentalmente pulire la nuvola, ovvero togliere tutti quegli elementi estranei al terreno, vegetazione, fabbricati, eccetera. Per fare questa operazione esistono eh, vari, vari metodi, vari approcci. Si va dall'approccio puramente manuale, eh, nel quale eh, proprio manualmente cancello gli alberi fabbricati, eccetera, a un approccio semiautomatico, nel quale mi limito a delimitare le zone che non mi interessano, poi lascio al software eh, ad eliminarle, e un approccio completamente automatico, nel quale attraverso alcuni parametri faccio sì che il software elimini automaticamente tutti quegli elementi strani al terreno. Ecco, in questo video vorrei farvi vedere... Questa terza metodologia avere un approccio completamente automatico. Eh, ovviamente per poter funzionare questo tipo di, 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 di attività, questo tipo di funzione necessita che la nuvola abbia determinate caratteristiche che ovviamente vi spiegherò poi in, eh, durante il video. Eh, per cui insomma eh, come sempre mh, evito di eh, dilungarmi in tante chiacchiere di in introduzione insomma, insomma queste cose qua mi, mi premeva a dirle, eh, andiamo al tutorial. Prima però concedetemi un paio di secondi per ricordarvi i miei contatti che trovate qua sotto. Eh, scrivetemi pure liberamente, io nei limiti del tempo che ho a disposizione cerco di rispondere un po' a tutti. Poi ovviamente, eh, come già sapete, eh, vi invito a iscrivervi al canale YouTube ToposTV, eh, se non l'avete ancora fatto, perché questo a voi non costa nulla, però eh, aiuta gli algoritmi di Google a indicizzare il canale, a rendere i suoi contenuti eh, disponibili a maggior numero di persone appassionati come te, di topografia, rilievo, software, eccetera. Ok? Andiamo al tutorial, dai. Come anticipato nell'introduzione, in questo video ci occuperemo di estrarre in maniera automatica il Terreno da una nuvola di punti, nel caso di specie questa nuvola che vedete a video. Però, prima di procedere con, con la spiegazione, eh, mi preme fornire eh, alcune diciamo precisazioni in merito alla caratteristiche che deve avere la nuvola per far sì che l'algoritmo funzioni a dovere. Le ho eh, riassunte su questa eh, pagina che vediamo qua adesso. Ecco, allora, eh, quali devono essere le caratteristiche della nuvola per far sì appunto che l'algoritmo funzioni al meglio e straga il terreno diciamo in maniera efficiente? Allora, la vegetazione, i fabbricati, i manufatti devono essere distribuiti a macchia di leopardo, quindi eh, se ho delle estensioni di vegetazione che magari eh, coprono gran parte della nuvola, e, oppure non sono distribuite, diciamo concentrate insomma, su, su specifiche zone, allora l'algoritmo non funziona tanto bene. Ma eh, in quel caso lì, insomma, è chiaro che nelle zone in cui molto coperta dalla vegetazione è chiaro che bisogna intervenire, integrare con misure topografiche tradizionali, perché la nuvola, eh, a meno che non si lavori con, con l'IDAR, non può vedere sotto la vegetazione, sotto le piante. Prima cosa, le entità diverse dal terreno devono coprire al massimo un 40-50% della superficie, quindi non è che deve essere pre prevalentemente eh, vegetazione, perché è chiaro che a quel punto non, non, con la fotogrammetria faccio poco. La nuvola e il terreno devono avere un andamento orografico da pianeggiante a ondulato, quindi pianura o collina, eh, rilievi di terreni montu montuosi, rocciosi, con pendenze diciamo elevate, eh, o molto irregolari, eh, male si adattano all'applicazione dell'algoritmo. Poi chiaramente la nuvola deve essere già pulita dei punti estranei, la ricostruzione, ovvero quando faccio una ricostruzione stratum from motion generalmente ottengo dei punti esterni che non c'entrano con la zona del rilievo e anche e soprattutto i punti di rumore eh, su zone magari dove la ricostruzione non è venuta perfettamente. Quindi eh, devo aver eliminato preventivamente questi punti, operazione che si fa direttamente anche dal software distratto from motion. Allora, nel momento in cui la nuvola che, eh, di cui dispongo eh, soddisfa queste caratteristiche, posso passare alla estrazione automatica del terreno. Vediamo adesso come fare. Siamo Tornati alla nuvola di partenza, vediamo una, un attimo nel 3D per capire se soddisfa le caratteristiche insomma, che ho appena citato. Qua siamo su una zona collinare e vedete insomma, che la vegetazione eh, copre insomma, meno del 40-50% ed è distribuita appunto a macchia di leopardo. Qui abbiamo un frutteto, eh, qui c'è l'azienda agricola con dei fabbricati, un altro frutteto e così via. Insomma. Per cui, eh, come caratteristiche ci siamo passiamo adesso all'estrazione del terreno da questa nuvola di punti fondamentalmente si tratta di eliminare in maniera automatica eh, tutte le parti al di fuori del terreno quindi vegetazione, fabbricati eccetera come facciamo andiamo nel menu nuvole sotto menu nuvole e utilizziamo il terreno e il comando estrai terreno da nuvola compare questa finestra nella quale devo andare a selezionare la nuvola da utilizzare, in questo caso rilievo, e larghezza della maglia di ricerca, lui automaticamente propone una maglia di ricerca eh, sulla base dell'estensione della, della, della nuvola. Questo valore automatico però eh, non è tanto adatto, conviene sempre agire manualmente. E, la maglia di ricerca deve avere una larghezza tale che all'interno di ogni quadrato della maglia ci sia almeno un punto del terreno. Questo cosa significa? Significa che devo preventivamente, adesso annullo un attimo il comando, preventivamente conviene fare prima delle eh, proprio, eh, misure eh, banali, vediamo un po' quanto occupa la mia pianta. Vediamo qua che siamo attorno ai 7 metri, per cui una pianta siamo attorno ai 7 metri, e qua sui fabbricati. Vediamo che è un fabbricato. Okay. quindi inizialmente si fanno una serie. Siamo qua sui 12-13 metri. Insomma, inizialmente si fanno una serie di valutazioni proprio così spannometriche. Eh, per eh, misurare un po' eh, quali sono la misura degli ingombri che vogliamo togliere dalla nuvola. Per eh, calcolare, qua siamo circa anche, di nuovo 7 metri, per calcolare la larghezza ottimale della maglia c'è un altro comando che troviamo qua nel menu nuvole, analizza, analizza nuvola con griglia. No? Selezioniamo la nuvola, okay. la selezioniamo come tipo di quota, la eh, quota minima perché ci serve il terreno, la larghezza della maglia. Eh, abbiamo visto, mettiamo già sui 7 metri, l'angolo di deviazione la stiamo pure a 15 gradi centesimali, ma adesso ma va bene di default, adesso non voglio entrare nel dettaglio di questo dato, ma non è fondamentale, e clicco il pulsante Verifica. Il programma fa una fase di calcolo che dipende dalle dimensioni della nuvola e dalla larghezza della maglia e alla fine ci proporrà una griglia che ci permetterà di analizzare Ehm, le caratteristiche dei singoli, dei singoli quadrati della griglia. Allora, terminata la fase di calcolo, il programma ha generato questa griglia. Quello che dobbiamo fare noi è andare sulle zone che ci interessano, qua specialmente dove ci sono le piante, e verificare il, i, i, quadrati, i cerchietti eh, qua, eh, verdi che vedete, rappresentano i punti di quota minima, per cui eh, dobbiamo avere il, il relativo valore, per cui quel, quello che dobbiamo fare noi è proprio un'analisi visiva nel verificare che i punti di quota minima nelle zone evidentemente dove interessano siano posizionati eh, in prossimità del terreno, ovvero il discorso che, fevo, che facevo prima, ovvero che all'interno di ogni singola griglia, ogni singola cella ci sia almeno un punto del terreno e questo lo possiamo verificare facilmente qua all'interno di ogni singola, ho fatto 7 metri per cui vediamo che all'interno di ogni singola griglia c'è un punto di terreno anche qua, anche qua vedete che c'è un punto di terreno qua in alto a sinistra e cosa vediamo qua nei fabbricati adesso che c'è un'altra zona nella quale Ecco qua vediamo questo qua fabbricato più grande, anche qua il fabbricato più grande, è la griglia è di quattro quadrati, però ogni quadrato ha almeno un punto di terreno visibile all'interno. Per cui questa griglia eh, ci aiuta nella scelta appunto dei, eh, dei punti. L'unico punto nel quale eh, potrebbe questo quadrato qua, ma eh, poi in queste zone qua se ci sono delle, delle discrepanze si può sempre intervenire a posteriori per... Per eliminare insomma, per, per sistemare ulteriormente la, griglia, la, la nuvola di punti. Eccolo qua. Per cui diciamo la questa analisi con griglia ci dà un aiuto per poter scegliere la dimensione della griglia da utilizzare in fase di estrazione automatica del terreno. Che qua vediamo insomma, che bene o male ogni punto della griglia al suo interno a un punto del terreno. Detto ciò possiamo chiudere, andiamo anche qua per verificare se è ancora meglio, possiamo chiudere la, questa finestra di verifica e passare, quindi appurato che una griglia di larghezza di 7 metri fa il caso nostro, potevo mettere anche 8, 7,5 insomma, ma eh, utilizziamo questo, questo, questo valore, andiamo nel menu nuvole e come Abbiamo visto prima estrai terreno da nuvola andiamo a scegliere la nuvola rilievo la larghezza della maglia della griglia, la mettiamo 7 metri. L'offset massimo punti terreno. Allora, eh, come funziona l'algoritmo? Immaginatevi di eh, vedere la nuvola in senso negativo, cioè dal, dal retro e appoggiare una sorta di lenzuolo su questa nuvola. No? Allora, più il Tiriamo questo lenzuolo più andiamo verso il terreno piano, più lasciamo questo lenzuolo diciamo virtuale che si adagia sulla nuvola, sul, ret sul retto della nuvola, lo lasciamo morbido, andiamo verso terreno ondulato. L'offset massimo punti terreno è la distanza tra eh, il modello approssimato del terreno che il programma genera attraverso la griglia. Misurata lungo z. Quindi il programma cosa fa? Crea primo modello approssimato del terreno, poi verifica che tutti i punti, mettiamo in questo caso 15 cm. tutti i punti che sono eh, altezza rispetto a questa eh, maglia del terreno superiore a 15 cm, non rappresentano il terreno, ma rappresentano dei manufatti, che chiaramente eh, i fabbricati, le piante, eccetera. Eh, hanno un'altezza lungo z eh, diciamo che, 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 che esce dal terreno e di conseguenza questo valore eh, serve per stabilire appunto di, di quanto può uscire un, eh, una pianta o un fabbricato rispetto al terreno. L'offset qua, lo, allora se abbiamo un terreno prettamente pianeggiante possiamo calcolare l'offset lungo z in questo caso nel quale abbiamo un terreno un po' ondulato con delle pendenze, conviene calcolare l'offset in proiezione, ovvero i 0,15 cm non sono calcolati lungo l'asse Z, ma sono calcolati lungo la proiezione del modello approssimato di terreno, appunto la proiezione sul modello approssimato di terreno. L'angolo di deviazione lasciamolo 30 gradi, lo vado a modificare. Per quanto riguarda terreno piano, terreno ondulato, L'esempio del lenzuolo che vi ho appena fatto, il nome della nuvola lo chiamiamo terreno, no? il layer lo andiamo a mettere sul layer terreno, selezione e andiamo a selezionare anche il file nel quale sarà salvata la nuvola. Chiamiamola terreno12 in questo caso, salva, una volta. Eh, la nuvola la mettiamo terreno 3 perché c'è già una nuvola terreno. E una volta stabilito tutto ciò premiamo il pulsante elabora e il programma inizia con l'estrazione automatica del terreno. In una prima fase creerà il modello 3D approssimato, quello che vi dicevo all'inizio, insomma sulla base della maglia che ho inserito e poi sulla base dell'offset e sulla base della proiezione dell'angolo di deviazione andrà ad eliminare tutti i punti che non sono terreno. Il calcolo del terreno è un calcolo che richiede un po' di tempo, come tutte le operazioni del resto che riguardano le nuvole di punti, certamente non sto a aspettare eh, nel video il termine, il calcolo l'ho già fatto, andiamo a vedere il risultato il calcolo è terminato adesso andiamo a spegnere la nuvola di punti quella originaria e accendiamo quella del terreno che ho inserito nel layer terreno 1 col nome terreno 1 e vediamo che la nuvola risultante è una nuvola che è stata ripulita dalla, eh, dalla vegetazione qua abbiamo soprattutto qua nella zona dove c'era il frutteto se andiamo ad accendere la nuvola originaria eccola qua vediamo insomma che ha tolto la vegetazione per renderci conto in, diciamo in maniera ottimale di quello che ha fatto l'algoritmo possiamo andare a, a verificare con le sezioni io ho già inserito qua uno, su dei punti strategici una sezione in questo caso se uno in corrispondenza degli alberi eh, del frutteto che era una cosa che mi interessava vado a visualizzare questa è la sezione su nuvola Calcolata sul terreno, sulla nuvola estratta, quindi calcolata sul, sul, sulla nuvola terreno 1 e vediamo che non ci sono eh, picchi in corrispondenza degli alberi. Se andiamo adesso a calcolare la sezione, visualizzare, andiamo a accendere e spegnere la nuvola del rilievo e andiamo nel menu sezioni. Sezione da nuvola calcola sezione su nuvola, andiamo a prendere a vedere la nuvola del originario insomma calcolata sul, eh, sul rilievo. Ecco, questa è la nuvola che vedete in, in, sul retro. La nuvola calcolata sul, eh, sul rilievo, vedete questi puntini rossi qua rappresentano esattamente il piano di taglio della, eh, della mia sezione sulla nuvola. E quindi vediamo che in corrispondenza degli alberi il programma ha eliminato tutti questi punti che uscivano dalla, eh, oltre 15 cm dal terreno e quindi così facendo ha eliminato automaticamente tutte le piante creando un andamento rettilineo rettiline, eh, del terreno eh, escludendo appunto queste piante qua. Per cui in questo caso l'algoritmo direi che ha funzionato abbastanza bene. Torniamo in planimetria, andiamo a spegnere. Chiaramente poi su questa nuvola pulita io posso andare ad estrarre automaticamente i miei modelli 3D, i profili, le sezioni, fare tutti i calcoli che sono necessari. È chiaro che su zone in cui eventualmente l'algoritmo non avesse funzionato in maniera ottimale, nelle zone in cui magari ci fosse ancora dei picchi di vegetazione che disturbano la ricostruzione del modello 3D, è chiaro che su questa nuvola posso ancora, è una nuvola di punti normalissima, nella quale posso intervenire manualmente e eliminare eventualmente quei punti che l'algoritmo automatico non è stato in grado di eliminare, ma già automaticamente eh, vediamo che il programma ha creato una situazione eh, diciamo, eh, facilmente gestibile. Che mi rappresenta esclusivamente il terreno nel quale poi dovrò fare tutte le operazioni topografiche che il committente mi richiede. Diciamo che per questo video che riguarda l'estrazione automatica del terreno è tutto, e non vi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!